Salve a tutti ragazzi, oggi voglio mostrarvi la mia versione del Roycroft Pack Frame che molti chiamano anche Yukon Pack, però per quello che ne so io è stato Thomas Roycroft a inventare questo tipo di zaino. Per chi non lo sapesse, Thomas Roycroft è il guru di Morse Konchaski. Morse Konchaski è praticamente il padre fondatore del bushcraft ed è stato appunto Thomas Roycroft a inventare questo tipo di zaino e di telaio. Praticamente è un telaio fatto da tre pezzi di legno posti legati a formare un triangolo. In più ci sono degli spallacci di emergenza che io ho fatto con la Chemag, con la kefia militare, e li reputo abbastanza comodi rispetto ad altri. Molta gente li fa con le corde stesse, o ultimamente ho visto che molti in America li fanno con il duct tape, il nastro americano. E io trovo molto veloce, sbrigativa e funzionale questa versione. Ripeto, questa è la mia versione, poi ognuno fa come crede. È solo per darvi un'idea e per mostrarvi quello che è il mio punto di vista. Lo zaino in sé per sé è ancorato a questa struttura a forma triangolare ed è costituito lo zaino, vabbè, questa è la mia accetta, possiamo tirare fuori. Esternamente porto l'accetta infilata in questo cordino e una borraccia da 1 litro, per avere l'acqua sempre pronta, perché lo svantaggio più grande di uno zaino di questo tipo è il fatto che per aprirlo e per richiuderlo non dovete semplicemente staccare delle clip, ma dovete srotolare tutta la corda praticamente, ed è una cosa abbastanza, tra virgolette, complicata. Quindi le cose di prima necessità io consiglio di appenderle esternamente allo zaino. Oltre alla corda ho questa banda elastica, questa verde, che l'ho aggiunta perché ci metto il cavalletto della videocamera, voi magari potete metterci qualche altra cosa. Lo zaino, dicevo, in sé per sé è avvolto nel poncho, io l'ho avvolto nel poncho, ma può essere avvolto anche nel telo tarp, e tutto il contenuto è all'interno del poncho stesso. Ora lo disfo e vi mostro come lo faccio. Allora, tengo a precisare che questa è una tecnica diciamo, di sopravvivenza, di emergenza, utilizzata soprattutto dagli istruttori old school, vecchio stampo, e non è assolutamente comodo, e ripeto, una tecnica per sopperire a una situazione d'emergenza. Quale può essere questa situazione d'emergenza? Questa situazione d'emergenza può essere, ad esempio, ipotizziamo che abbiate supponiamo che abbiate irrimediabilmente rovinato il vostro zaino e quindi siete costretti a trovare un modo per riportarvi a casa il vostro equipaggiamento, che comunque potrebbe servirvi in ogni situazione. Ok, vi mostro come faccio. Parto principalmente col mostrarvi come faccio il telaio. Dopo passeremo allo zaino e al suo contenuto. Avrete bisogno di tre legni, dopo li vediamo nello specifico, la vostra corda, un poncho o il telo tarp e il vostro appunto equipaggiamento. Per il telaio ci sono sufficienti tre legni, diciamo dello spessore del vostro pollice. La lunghezza è di due legni, dei due legni più lunghi, la lunghezza è quella che va da sotto l'ascella alla punta delle dita, sono più o meno uguali. Il terzo legno è dal gomito alla punta della mano, queste sono misure indicative. Scortecciate i legni, ripeto, meglio che siano secchi, e adesso passiamo a fare le legature. Tagliate un pezzo del vostro cordino lungo all'incirca, diciamo 1 metro. La forma, come ho detto, è una forma triangolare,
questa maniera qua, io parto col fare la legatura superiore, quindi dei legni più lunghi. Come prima cosa parto con un nodo parlato, quindi faccio un'asola, una seconda asola e a cavallo la seconda alla prima. Lascio un bel po' di margine, perché questo pezzo mi servirà per terminare la legatura. E chiudo il nodo parlato, ecco, questo è il nodo parlato, chiudo il nodo parlato sul primo legno. Questo è un nodo che già non si muove e mi permette già il tiraggio e di assestare la corda. Vado a fare la vera e propria legatura. Applico fondamentalmente i principi della legatura quadra, ovvero passo sopra il primo legno, sotto il secondo legno. Dategli già una certa forma, in modo da non avere problemi con le successive legature. Quindi, dopo il nodo parlato, iniziamo a fare la legatura vera e propria. Non c'è una regola principale, l'importante è che non si muovano, quindi fate un po' come volete, legateli come volete, ma l'importante è che non si muovano. Quindi io passo sopra a questo, sotto a quest'altro, legno, sopra, sotto, anche se questa corda è un po' lunga, però era uno spezzone. Sopra, sotto, dopo magari ci faccio qualche giro incrociato, infine vado a chiudere, anzi non a chiudere, vado a passo all'interno dei legni in modo da stringere ancora di più le legature, in questa maniera qua. Tiro bene la corda, ok, e infine vado a fare due nodi piani per chiudere. Uno e due. Andrò a ripetere il procedimento per le altre due legature che andranno qui. Vi rimostro la legatura per maggiore chiarezza. Quindi, ricapitolando, lascio un bel po' di margine per la corda che mi servirà per chiudere la legatura. Faccio un nodo parlato, quindi un'asola, una seconda asola e a cavallo la seconda alla prima. Chiudo il nodo parlato su uno dei due legni, questa maniera qui. E inizio la vera e propria legatura. Sopra, sotto. Sopra e sotto. Sopra, sotto. Sopra, sotto. Sopra, sotto, sopra. Dopodiché vado a fare giri della corda in questo modo qui, in modo da stringere le legature e tiro. Questi sono i nodi che vanno a assestare la legatura vera e propria. Spero si veda. Sì. Quindi ripeto, vado a fare infine giri sulla legatura stessa tra i due legni in modo da stringere le legature. Questi vanno assestati e sono questi che vanno a mantenere tutta la legatura. Ok, e infine vado a chiudere con due nodi, per semplicità, con due nodi piani, scusate. Uno e due. Ne posso fare, dato che ho tanta corda, anche un terzo per sicurezza. Ok,
La legatura è molto molto stabile. Con il pezzo di corda in eccesso faccio un'asola che mi permetterà alla kefi, alla Chemag, di diciamo che mi va ad ancorare gli spallacci che farò con la kefia, con la sciarpa. Ok, una asola bruttissima, ma anzi la facciamo così, più semplice. Ci facciamo un'asola con due nodi piani, uno e due. Ok, sto dimenticando che con altri due pezzettini di corda vado a fare dei due nodi Prusik, uno qui e uno qui, che mi permetteranno l'ancoraggio dello zaino. Nodo Prusik non è nient'altro che un bocca di lupo ripetuto tre volte, che è autobloccante, cioè se lo tiro non si muove. Quindi è l'ideale per questo tipo di lavoro che devo fare, che deve fare questa corda. Quindi bocca di lupo è, bocca di lupo semplice è questo, passo la corda nell'asola, questo è un bocca di lupo. Però il bocca di lupo diciamo che non è sicuro come un Prusik. Quindi andrò a ripetere l'operazione altre due volte. Quindi lo ripasso nell'asola, una e due. Infine assesto per bene, facendo attenzione a non far accavallare le corde. E questo è un Prusik. Prusik che se lo tiro non si muove, stringe e non si muove. Infine faccio un'asola. Posso fare anche l'asola come ho fatto prima con due nodi piani, in cui passerò la corda per ancorare lo zaino al telaio. Ripetete la procedura anche per quest'altro pezzo di telaio. Allora, io ho il poncho che uso come BB bag e con questo partirò come dimostrato per fare il mio zaino. Quindi poserò il poncho al centro del mio telaio. Spostati da qui. Questa maniera qui, assicurandomi che il telaio è più o meno al centro. Ecco il mio telaio. All'interno del telaio cercate di mettere sempre materiale morbido, perché va a contatto con la schiena, tipo il sacco a pelo, tipo il materassino, tipo i vostri vestiti. Ok, dopo aver posizionato il poncho vado a posizionare il mio materassino. Lo posiziono al centro, è un materassino militare di quelli dell'esercito, lo piego in due e lo posiziono al centro in questa maniera qua. Questo è il mio telo tarp, questo è il mio cellophane per fare il super shelter di Morsko Chaski e questi sono i pali che posizionerò all'interno. Infine ho il mio sacco a pelo e il materiale l'ho racchiuso in questa sacca per semplicità. E qui praticamente ho il cibo, ho i vestiti di ricambio, ho la mia torcia frontale, tutto quello che può servire di essenziale minimalista, quindi niente cose superflue. Ok, dopo aver posizionato tutto il mio equipaggiamento, chiudo il materassino a formare una sorta di sandwich, di panino, e avvolgo il poncho sopra. Ripeto, io lo faccio col poncho per comodità, però anche con il telo tarp potete fare la stessa cosa. Avvolgete il poncho, cercate di farlo bello stretto in questa maniera qua. Andate a fare una vera e propria confezione, come se dovreste fare un pacco regalo.
pieghiamo l'estremità e chiudiamo. A questo punto potreste già partire con il vostro cordino e arrotolarlo. Io per semplicità utilizzo un pezzo di cordino per chiudere questo involucro con un solo giro di corda per mantenerlo fermo e stabile, e dopodiché parto con la corda, con tutto il cordino che ho, e parto a legarlo. Per farlo star fermo e non farlo aprire, lo blocco in questa maniera qui. Qui ho un'asola, ci passo dentro una volta, due volte, e questo è un nodo che se tiro si blocca, non si apre più. Posiziono bene al centro, tiro per bene il poncio. Ok, e assesto questo primo nodo. Ok. Questo lo giro perché il peso maggiore ce l'ha sotto, e il peso va sempre a contatto con la schiena, mai sopra, sempre la parte inferiore più pesante dello zaino. Ok, ora posso partire a legare lo zaino al telaio. Qui ho un'asola in cui ho passato il cordino che mi permette di chiuderlo a cappio, e lo passo all'interno del telaio. Lo assicuro. Sto bene attento a posizionare lo zaino al centro del telaio. Ok. E tiro. Ve lo faccio vedere così. Lo passo sotto il telaio e tiro il cordino. Qui non c'è una vera e propria regola per legarlo, ma dovete assicurarlo nella maniera più comoda e più efficace secondo il vostro gusto. Ok, una volta che l'ho passato da sotto, passo ad assicurarne i lati sfruttando i nodi Prusik e le asole che ho fatto precedentemente. Passo ad ancorarne l'altra parte sfruttando l'altro nodo Prusik con l'asola. Salgo, faccio un giro e lo assicuro al telaio passandolo da sotto, lo giro intorno al telaio praticamente il cordino. Ok, tiro. Faccio lo stesso da qui, passo sotto e tiro in modo che il telaio stia sempre centrato rispetto al baricentro dello zaino. Questa maniera qui. Ok, faccio un ulteriore giro e infine vado a chiudere. Ci faccio qualche giro per sicurezza, anche perché la corda è più lunga. In questo modo. Il mio zaino è completo. Io ci aggiungo questa banda elastica per il cavalletto della videocamera, infine la
Kefia Shemag. Shemag che io faccio passare qui sotto. E assicuro alle due asole che abbiamo lasciato in precedenza quando abbiamo fatto il telaio. Stringete per bene questi nodi, altrimenti si aprono. Li potete comunque regolare. Per assicurarmi lo zaino in vita, ho sfilato la mia cinta dei pantaloni e la passerò all'interno dello zaino stesso. In questo modo. Infine ci assicuro la mia accetta e la borraccia con le sue clip. Il mio zaino è pronto. Devo dire che è relativamente comodo, considerando che è una cosa di emergenza, per sopperire a una situazione di emergenza, è una cosa che è molto fattibile. Studiate bene come fare gli spallacci, perché sono, anche questi sono una cosa importante. Questo non voglio assolutissimamente dire che è comodo, perché io lo porto da 2 giorni, sto trascorrendo una 2 giorni nel bosco con un pernotto in notturna, e dopo 2 giorni, soprattutto in salita, il peso si fa sentire, soprattutto sulle spalle. Ma è un bel modo per poter dimostrare che non è fondamentale avere un materiale ipertecnologico e super costoso per potersi godere la natura, ma basta un po' di inventiva, un po' di buonsenso e di capacità di adattamento. È pressoché impermeabile, quindi uniamo anche l'utile al dilettevole. Bene, con questo ho concluso. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, perché mi fa sempre molto piacere. Commentate se avete dubbi, volete informazioni, scrivetelo nei commenti, risponderò a tutti. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!